Armando Diaz. Questo è un referto storico che abbiamo recuperato. Adesso con calma. Anno abbiamo trovato una poesia fantastica. Prima di procedere alla funzione religiosa vorrei leggerla. Spero di leggerla nel modo più appropriato, altrimenti scusate. Si tratta del Ponte della Priula, ponte che dista un poco qui da noi. Questo è il famoso canto della Grande Guerra. È stato rintracciato nel Museo di Rovereto. Ponte de Priula, Ponte de Priula, l'è un piave stretto, i ferma chi vien da Caporetto. Ponte de Priula, l'è un piave stretto, i copa chi che non va al moschetto. Ponte de Priula, l'è un piave nero, tutte le grave l'è un cimitero. Ponte de Priula, l'è un piave amaro, i fusilai buttai un maro. Ponte de Priula, l'è un piave mosso, e il sangue italiano l'ha fatto rosso. Ponte de Priula, sora le porte, intacca il cartel con sulla morte. E adesso procediamo alla funzione religiosa. Dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Siamo qui per ricordare, per far memoria, per ricordare chi ha dato la vita. Siamo qui per far memoria anche tutte le volte in cui noi riusciamo a dare la vita, non perché la diamo fino all'ultimo goccia di sangue, ma tutti i gesti, le azioni che facciamo, gli atteggiamenti che abbiamo, che sono a favore del bene, della vita, e per questo vogliamo dire grazie a Dio, vogliamo dire grazie a chi ci vuole bene, a chi ci dà la forza di guardare avanti con fiducia, con ottimismo, con speranza. Ma insieme siamo qui sempre anche per riconoscere che non sempre ce la facciamo, non sempre vogliamo farcela. Siamo qui per dire che qualche volta troviamo delle buone scuse, buoni pretesti per non dare il meglio di noi, e per questo allora insieme al grazie chiediamo anche perdono a Dio e ai fratelli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Concedi la pace ai nostri giorni, al nostro mondo, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza, la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con ciascuno di voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.
Signore, Dio dell'universo, tua potenza e gloria fulgono nell'ammirabile armonia del creato. Tu che fidasti il popolo di Israele alla terra promessa sotto la nube luminosa della celeste protezione, accogli nella pace eterna le anime di tutti i caduti, che con il loro sacrificio tutto hanno dato. Ad essi, o Signore, concedi la luce eterna, e per i loro cari vi siano umano con corpo. Fa, o Signore, che quanti percorrono i luoghi del loro sacrificio siano mossi da pietà cristiana per il loro olocausto, e che mai l'oblio possa cancellare il loro ricordo. Ti preghiamo, Signore, affinché imponda in noi sentimenti di amore e di riconoscenza e di grande rispetto per i caduti, per diventare operatori di pace. Onde impedire che il mondo sia ancora umiliato e devastato dai conflitti fra le nazioni. Signore, rendici forti nei nostri propositi, e ciò per poter realizzare la fratellanza tra i popoli, la collaborazione internazionale, la solidarietà per chi ancora soffre. Solo così, o Signore, potremmo dire che il sacrificio dei caduti, tutti coloro che su ogni fronte hanno dato la loro vita, non è stato vano, ma ha creato le premesse per un mondo migliore, per quella pace che deve regnare sovrana fra le genti. E voi, caduti d'ogni esercito, di ogni nazione, voi che certamente siete accanto a Dio nella luce eterna e siete certamente più degni di intercedere per noi, voi che vi presentate in buona parte senza nome per rendere in eroica umiltà quasi più autorevole la vostra voce, otteneteci da Dio la grazia di vedere che quella pace per la quale avete combattuto e dato la vita sia retaggio dell'intera umanità. Così sia. Dio, lo Spirito Santo, nel nome del Signore andate in pace. Per restituire ai giovani un'esatta prospettiva storica bisogna ricordare che il piano di attacco alleato concordato dal comandante supremo Diaz e Lord Caran, comandante della decima armata italo-britannica, prevedeva un assalto generale tra Pederoba e le gravi di Papadopoli, spezzando il fronte nemico prima della battaglia. L'operazione, fissata per il 23 ottobre, prevedeva che i britannici occupassero il lato sud e contemporaneamente gli italiani conquistassero il lato opposto. Purtroppo, il pessimo tempo, con forte pioggia e nebbia, impedì alle truppe del Regio Esercito di effettuare il passaggio, mentre quelle inglesi riuscirono a sbarcare sull'altra sponda. L'onore toccò a due battaglioni famosi, l'onorevole compagnia di artiglieria, il reparto più antico decorato dal Regno Unito, assieme ai tiratori scelti dei fucilieri reali gallesi. 12 pontoni, ognuno dei quali manovrati da pontieri italiani con lunghe aste, si è occupato da 7 soldati in assetto di guerra attraversare un fiume impetuoso, ma solo 10 arrivarono alla meta. Coperti dal fragore del Piave in piena e dalla pioggia battente, gli inglesi conquistarono all'Arma Bianca tutti i posti nemici, permettendo di gettare le prime passerelle per il passaggio di uomini e rifornimenti in vista dell'assalto finale previsto per il 24 ottobre, anniversario di Caporetto. Per la piena del Piave, l'attacco fu rinviato al 26 ottobre, ma intanto la testa di ponte fu mantenuta e poterono passare anche i bersaglieri italiani della brigata Bisagno, con la loro fanfara e i reggimenti scozzesi della Gordon Highlander, che avrebbero liberato San Michele e Tezze per poi proseguire verso Vittorio Veneto. Il 4 novembre l'esercito austro-ungarico sconfitto firmava l'armistizio e la guerra ebbe così fine. La più grande tragedia umana ebbe le seguenti perdite. Soldati mobilitati 65.018.810, soldati morti 8.678.013, soldati feriti 21.187.715. Soldati dispersi e prigionieri 7.687.798, civili deceduti 6.740.000. E adesso passiamo la parola al presidente dei recuperanti, lo scultore Roberto Bertelli, che qui ha creato questo straordinario monumento. Prego Bertelli.